Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gueltaleale, eccoci qui di nuovo con The Last of Us parte 2. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dovevamo aprire il cancello, lì abbiamo visto che è chiuso qui. Ok, no, non si raccoglie niente. Non so se io posso tipo staccare quel cavo, mi richiude questo, immagino. Fatemi vedere un attimino se è possibile fare questa cosa. No, lo lascia aperto. Ok, allora se riusciamo ci portiamo. Riusciamo? No, non riusciamo. E posso lanciarlo oltre? Scusa, a sto punto. Gran figata. E dobbiamo far passare anche Pina da quest'altro lato, quindi ci arriviamo pelo pelo, signori, pelo pelo. Ok. Ora possiamo aprire il cancello, anche se... Aspetta un attimo, noi qua... Scusa, senza usare aggeggi vari. Oddio, probabilmente comunque si doveva passare da qua, non lo so. Lì c'è un altro mattone o sbaglio? Fatemi vedere se lo possiamo recuperare, anche se in tasca uno ce l'ho, che infatti l'avevo recuperato. Sta di fatto, come sempre ragazzi, mi raccomando, lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Un piccolo gesto, ma molto sportiveggiante. Allora, cancello principale. Aspetta, ci serviva il codice. E il codice noi ce l'avevamo tra i file, o sbaglio? Fatemi vedere, diario, map, orologio di Joel. Aspetta, questo non l'avevamo visto. Cioè, in realtà sì, ma... Allora. Foto, ciondolo. Allora, potrebbe essere anche in realtà questo che nel diario. Aspetta, questo non l'avevamo visto. Fammi vedere qua cosa ha scritto anche. Idaho Falls, stanotte Dina ha catturato tre lepri. Ha imparato a costruire le trappole dalla sorella e funzionano alla grande. L'appetito non mi è ancora tornato, però mi sto sforzando di mangiare. Twin Falls, trovato un accampamento lungo la superstrada. Sera di Tommy non può avere più di un giorno di vantaggio. Ci stiamo avvicinando a Boys. Dina insiste per fare il giro. Io non voglio allungare il viaggio di 2 giorni. Quei cacciatori ci hanno teso un agguato, peggio per loro, bastardi. È successo mentre passavamo l'area al setaccio e stavo cercando Dina. Sono felice che sia venuta, mi piace da morire. Baker City, abbiamo incontrato una mandria di cavalli selvatici, si tenevano a debita distanza, poi Dina gli ha offerto la nostra frutta e ci hanno seguite per qualche minuto. Ci voleva la macchina fotografica, non l'ho mai vista sorridere a quel modo. Per mezza giornata non ho pensato al WLF o a Joel, e ora mi sento in colpa. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui, con la testa... Dina non ha una bella cera, forse ha preso l'influenza. La sua presenza mi tranquillizza, vorrei ricambiare in qualche modo. Yakima, trovato un altro campo lungo la superstrada. Non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incontriamo anima viva. Dita incrociate. Come detto, teniamoci aggiornati su quello che troviamo. Allora, fatemi vedere un attimo... Codici cancello presidio. Io ce l'ho il... Che ne so se sta a nord o... Main gate, immagino. 0512. Dovrebbe essere il cancello principale. No? Sì. Madonna mia. Ehi, andiamo. Togliamoci di torno. È stato un bel botto. Sì, probabilmente avremmo attirato anche le attenzioni di qualcuno. Di là possiamo saltare con il cavallo, ma prima di saltare con il cavallo, immagino che anche qui sopra ci sia qualcosa da recuperare. Comunque è una torretta, quindi un'occhiata prima di andarcene la diamo, e infatti troviamo un bel po' di cose intriganti. Ok.
Allora. Risaliamo a cavallo. Eccomi, arrivo, arrivo, un attimino. Pronti, olè. E ora? Ora. Ho trovato un biglietto. Così. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarlo. Magari troviamo il nostro primo WLF. E lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Allora, aspetta, fatemi, come sempre, dare un'occhiatina per vedere se comunque c'è qualche passaggio, anche solo per recuperare qualcosa, oltre a proseguire per la strada principale. Come detto, qualcosina, occhio. Oh, merda, guarda. Hotel Serevena. Ok. Deve essere questo. Beh, direi di sì. Ok. Cerchiamo di passare il cancello Fedra Merda. Sì. Originale. Dritto al punto. Allora, nel dubbio, okay. Già. Avanti. Andiamo ad accendere questo. Manca la benza. Niente benzina. Maledizione. Ora che facciamo? La cerchiamo. Merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Ok, aspetta. Hai idea di come trovare questi posti? Ci abbiamo una mappa in realtà. Montiamo in sella e vediamo. Tommy sarà passato di qui. Penso di sì. Tribunale e cupola comunque. Allora, ammessi respinti, sergente Ward, le reiterate azioni di disturbo del WLF sommate agli attacchi degli infetti e alle infestazioni di spore ci hanno impedito di rispettare le quote di distribuzione dei viveri. Chiudete l'accesso alla città fino a nuovo ordine per alleviare il carico delle scorte di cibo. Procedete con i rastrellamenti ed espellete ogni criminale catturato. Tutti i crimini di seconda classe sono da oggi passibili di espulsione. Il tempo stringe. Ten Torres. Idioti, vi siete fatti parecchi nemici. Continuo comunque a dare un'occhiatina anche qua, per quanto, come detto, dobbiamo andare altro. Qua non so se ci posso passare con il cavallo. Immagino che sì, dobbiamo passare da qui con il cavallo, visto che quello è chiuso. Ora, vediamo anche in questa... Chiusa, vabbè. Allora, poi diamo un'occhiatina anche alla mappa, perché, come detto, il parcheggio e il tribunale magari sono indicati nel... per quanto sia una mappa turistica, però... magari il tribunale lo indicano. Ole. Allora, lì la cupola si vede abbastanza. Beh, dove siamo? Ok, tieni premuto per vedere la mappa, allora. Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Allora, noi dobbiamo andare al tribunale. WLF, vabbè, Fedra merda, dove dobbiamo... Ce lo indica pure qua? Eh? Benvenuti a Seattle. South Square. L'acquario, ok. Direi che intanto possiamo andare verso... Che diavolo è successo qui? Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto. Che motivo avevano? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Con gli infetti o i ribelli? Entrambi. Merda. Allora, qua mi sa che non ci arriviamo così. Sei stata fortunata a non crescere in una ZQ.
Comincio a pensare a me. No, direi di no. È perché avevo idea che ci fosse qualcosa da recuperare, no? Quella cassa non me la raccontava giusta. Ma apparentemente comunque non abbiamo modo di salirci, almeno. Apparentemente. Vabbè, risaliamo a cavallo, proviamo a fare il giro. Chissà che avrei fatto fossi rimasta. Forse sarei entrata in quell'esercito di stronzi. Impossibile. Non ti ci vedo a prendere ordini. Già. Ho detto per noi. Credevo che la ZQ di Seattle fosse molto più popolare. Già. Forse sono tutti nascosti al Serevena. Secondo te quanti sono i membri del WLF? Ehi, forse ho trovato il tribunale. E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ah, brava. Che fiuto, detective. Appuntalo sulla mappa. Vabbè, in linea teorica dovrebbe stare qui, quindi. La benza. Qui è al parcheggio. Sentito. Sì, sentito. Infatti, viene proprio dal tribunale. Sì, mo andiamo, tanto sarà comunque. Un bel casino, vero? Almeno siamo pronte. Allora, al tribunale dobbiamo andare. Però vedete, questa zona open world è un po' particolare, perché sicuramente ci saranno cose da recuperare. Ma noi sicuramente. Ehi, su quell'edificio sembra esserci una specie di cupola. Sì, questo l'avevo visto. Sì, hai ragione. Segna, segna. Sulla mappa. Il centro distribuzione e razione. A Boston c'erano code fino in strada. E poi faceva schifo. Io impazzirei. A qualcuno succedeva. Guarda, facciamo una cosa. Proviamo ad entrare prima qua. Distribuzione e carburante. Forza. La Fedra non risparmiava sulle barricate. A Boston mancava spesso il cibo. La fame rende disperati. Qua, signori, come detto, con calma e circospezione cerchiamo di vedere un po' in giro. Forte. Usa una bomba stordente per stordire più nemici, quindi finiscili con un'aggressione. Abbiamo anche la formula adesso, ok. Soldato Miller, stando a una soffiata, ci sarebbe un rifugio del WLF tra la Spring e la Quinta. Prendi tutti gli uomini disponibili nel tuo settore e dirigiti sul posto immediatamente. Giustizia i sospetti, metti in sicurezza l'area e attendi il mio arrivo. Sergente Ward. Allora, tra Spring e la Quinta. Vabbè, lo segnerà, no? Quinta e Spring. Brava. Vabbè, ste zone piano piano ce le proviamo a visitare un po' tutte. Quindi sì, bisogna spippolare, altrimenti ci si perde pure. Puoi equipaggiare un'arma per fondina. Eventuali altre armi vengono inserite nello zaino. Seleziona pistola e tieni premuto per aprire lo zaino. Tieni premuto e premere per selezionare il revolver. Che però immagino sarà un po' più aggressivo dell'altro dal punto di vista della del rinculo, eccetera. Quindi dobbiamo stare un po' più accorti. Comunque a noi ci serviva la benzina. E la benzina, dove la troviamo? Ci sono mille stradine. Perché non vorrei perdermi cose, ma allo stesso tempo
Cioè pure là ci potevamo sicuramente arrampicare. Ci passi? Vai, lo tengo io. Aia. Degli effetti. Vabbè, immagino comunque ci dia la possibilità di fare tutto, no? Ma se prendo questo, tu vai all'altra? Aspetta un po'. Secondo me no, troppo vicino all'altra. Vai, vai, vai. Veloce, veloce, veloce. Troppo vicini all'altra. Ah no, però ci dà una mano, dai, dai. Ok. E non c'era altro da recuperare. Sì, a grandi linee. Non so quanto possa durare, ma stiamo attenti. Come detto, spero che ci dia la possibilità di vedere comunque tutto. Aia. Aia. No, qua siamo fottuti. Allora, in realtà la prima cosa sarebbe eliminare i runner e poi i clicker. Quindi dovremmo andare prima a questo. Possibilmente. Piano. Vai, 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 vai. No, mo quello ci vede, sicuro. Niente. Niente. Maledizione. Aspetta. Ci sono toccato un po' male. Ok. Ma possiamo recuperare la stertaggine, no? Aspetta. Più che altro sto cercando di non consumare io proiettili. Non è stata stealth questa action, ma proprio per niente. È quello il problema. Non capisco. Se c'erano ancora delle persone, perché non hanno ripulito la zona? Forse non sono arrivati qui. Forse. Troviamo la benzina. Maledizione. Allora, non ci siamo fatti ammazzare, comunque già qualcosa, però due colpi ce li potevamo risparmiare. Sta di fatto che adesso saliamo qua. Potevamo salire anche nell'altro edificio, quello che avevo visto, però come detto, io non sapendo quale strada prendere, cerco, sperando di prendere quella secondaria, di andare prima dove non è importante e poi verso gli obiettivi. Ok, qui c'è la benza, ma non ci sarà solo quella, immagino. Questa è una sinagoga. Come fai a dirlo? Primo, ci sono menorah alle pareti, un simbolo ebraico. Poi non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Era una battutaccia. Ah, tanto per cambiare. Ma smettila. Ok. Ho tanti ricordi legati a questa sinagoga. Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Allora, qui andiamo a usare... il fatto è che... c'è veramente troppo poco alcol, recuperiamo. L'ho fatta, almeno posso... ah no, niente. Volevo farla per recuperare l'altra...
l'altra bottiglia a terra, ma... Era recuperabile. Allora. Ok. Si poteva passare anche da qui. Questo si sposta. E in linea teorica ci si può arrampicare per andare a prendere la benza. Direi di sì. Carburante. Solo questo? Ok, vabbè. Vediamo. Al diavolo. Ehi, contieniti. È un luogo di culto. A secco. Che fregatura. E adesso? Conviene provare al tribunale. Andiamo via. Ok, in questo caso non so se magari andando prima al tribunale sarebbe stato a secco quello del tribunale e quindi avrebbe detto proviamo la sinagoga, cioè in realtà non è la sinagoga, ma zona dove c'era la cupola. Avevo fatto un po' di Ok, dicevi? Sì. casino. Dunque, ho tanti ricordi legati a questa sinagoga. Mia sorella mi portava spesso. Tu preghi ancora? Allora. A volte. Davvero? E quando? Quando abbiamo lasciato Jackson. O sulla tomba di Joel. A volte dico qualche preghiera tra me e me. Funziona. Mi aiuta a Ma che calmarmi. sto facendo? A mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore. E dimostrare rispetto. Ne sono certa. Immagino dobbiamo portarci questo, visto che non era molto tentata dal farci la scaletta. Ce la facciamo da soli. Attenzione, attenzione. Arriva il carrellino. Piano piano. Perfetto. Da questa Forse parte. da qua Via, prenditi. usciamo la finestra che avevamo visto, dalla baracchina che avevamo visto. No, in realtà forse questo serve per arrivare lì, ok, che non è da dove siamo entrati perché siamo entrati lì, quindi sì, si torna all'impalcatura che avevamo visto all'inizio, quindi si poteva passare anche da quest'altro lato. Poi in realtà c'è anche da dire che noi non per forza dobbiamo attaccare i nemici, Che perché cos'è? insomma. Questa è la Torah. La cosa? Scritture sacre. Una sorta di Bibbia ebraica. Mia sorella sarebbe impazzita. Quella che avevamo in New Mexico era mezza andata. Ok. Beh, almeno non hanno buttato via tutto. Nient'altro apparentemente. Ok. Ehi, che stai facendo? Posso usarlo per arrivare sull'altra balconata? Ok. Aspetta, Occhio, Ellie. Tieni proprio. Tranquilla. Reg. Regge, eh? Aspetta. Mettiamoci un po' più qua, piano piano, signori, che qua. Ok, un altro pochino. Olè. Prenditi tu la. Oh! Ma Facile. che stai Coraggio, fuori, Ellie. Adina? Bene. Con quale rischio? Con quale rischio? Ma allo stesso tempo, con quale sportiveggianza? Noi come sempre andiamo. 57-74. Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario ebraico.
Ah. A Capodanno mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele. Come ne vorrei una. Dovevano essere buone. Le feste ebraiche erano delle abbuffate. Per celebrare i secoli passati a sfuggire ai nemici. Discendo da una stirpe di sopravvissuti. Allora, aspetta che prende appunti, poi ogni tanto magari ci fermiamo a leggerli. Non... Allora, tenente Torres, 70 anni fa mio nonno fuggì dalla Germania con la sua famiglia all'insorgere della Seconda Guerra Mondiale. Ci riuscì grazie al buon cuore e al coraggio di una famiglia polacca. La ruota gira, la storia si ripete. Stanotte la mia famiglia ha fatto i bagagli e in virtù del suo buon cuore lasceremo la città scortati dai suoi uomini valorosi. Grazie per avermi aiutato a preservare la nostra Schul. È dura abbandonare la nostra casa, ma sono le persone a contare realmente, quelle ancora vive. Lei porta sulle spalle un fardello gravoso e spero che le nostre chiacchierate notturne le siano state di conforto. Se posso lasciarle un attimo un ultimo pensiero: per ogni passo che compiamo allontanandoci dal bene c'è spesso una reazione contraria e più forte. Non perda la speranza nel futuro. E come recita l'adagio, è sufficiente una sola candela per far arretrare le tenebre. Che Dio la protegga. Rabbino Ziwa Sanders. Spero che tu ce l'abbia fatta. Va bene, va bene. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, apparentemente. Quindi, ora, dopo aver visitato questa zona, direi che possiamo andare al... prima al tribunale, magari. Perché comunque... poi, onestamente, aia... ancora non so. Depenna la cupola dalla lista. Ora cerchiamo il tribunale. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Oddio, un pochino li abbiamo trovati, oggetti utili. Mo, che intendi tu oggetti utili? Qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di camion. Spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ. Proprio per questo motivo. Mo per dire. Era sempre più paranoica. A parte che si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Deve essere bello avere una casa, vero? Te lo fai un giro. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate della prima settimana. Facevo scorte di cibo per paura che potesse finire. Me ne ero accorta. Non è vero. Certo, e mi chiedevo chi è questa mingherlina che ruba la carne essiccata. Non ho rubato troppa carne. Allora, un attimo che ci sta segnando un bel po' di cose. Che cos'hai qui? Colin, ho sentito dire che... Cos'è? Parla di scorte in una banca. Io direi di controllare. Ok. Ho sentito dire che la Westland Bank non è mai stata setacciata. Se è vero, sarà piena di scorte risalenti a prima del contagio. Io dico di provarci. Se trovassimo delle armi, potremmo venderle a dei tizi che conosco e pagarci la fuga da questo buco infernale. Avanti, bello, non ho le palle per andarci da solo, Aaron. Ok, quindi possiamo andare in banca. Ce la sta, immagino, segnando. Sta segnando un po' tutto. Noi, come detto, spiccioniamo un pochino qua e là. Poi. Ormai non se ne vedono più. Appoggiare la punta del dispositivo sulla pelle scoperta, spingere con decisione fino al click, tenere in posizione per 3 secondi, controllare i valori sullo schermo centrale. Questo, vi ricordate, era per controllare gli infetti. E lo avevamo visto anche con Ellie. Allora, vediamo un pochino cos'è che si può fare, perché noi abbiamo 93... componenti da utilizzare. Allora, questo qua secondo me è... azzarderei quasi troppo potente da essere utilizzato, nel senso cadenza di tiro,
Rinculo stabilità, velocità di ricarica, danni e precisione. Allora, questo sarebbe da fare. Infatti lo facciamo perché... Tanto comunque penso che andremo ad utilizzare un po' tutto, ragazzi, perché non credo che... Basti un'arma e dici, vabbè, usi quella e buonanotte. Stabilità fatta, le altre cose non possiamo farle se non la cadenza di tiro, però direi basta, direi basta. Vedete che i componenti sono molto molto pochi, quindi bisogna lesinare le scorte. Andiamo a rivedere un attimino la mappa perché, come detto, immagino che abbia segnato un bel po' di zone. Allora, qui abbiamo controllato, lì sotto credo ci sia la banca. Quindi a questo punto converrebbe andare prima lì sotto alla banca. Sto valutando che immagino che sia la cosa migliore e poi proseguiamo di nuovo per questa strada. Dai, facciamo così. Visto che la benzina non so se sia il punto di svolta. Anche se, nel senso, se prendiamo la benzina immagino che possiamo comunque continuare a... Ah, aspetta, però da qua sopra si andava anche dall'altro lato. Music shop. Facciamolo dopo. Shimmer non si sente bene. Come? Cosa potrebbe avere? Una febbre da cavallo. Ah, cavolo. Va bene. Dai, questa era carina. Sì. Molto, devo dire. Si passa da qua o devo per forza girare, perché... Wow, è carro armato, infatti. Allora, qua dove arriviamo? No, dobbiamo girare, immagino, prima, allora. Dobbiamo aggirare questo palazzo o comunque ciò che ne rimane. Guarda l'insegna. Deve essere la banca. Diamo un'occhiata? Come vuoi. Sì che diamo un'occhiata. Si entra da qua? Un po' inquietante l'ingresso, ma... Ci proviamo. Ci potrebbero essere cose interessanti. Così anche come... È incredibile. Nel senso di porca merda, potremmo finire schiacciate. Sì. Rilassati. Probabilmente è così da anni. Non può crollare proprio oggi. Ecco. Non mi piace. Merda. Eccola. Decidi di scappare. Come vuoi. Come sempre. Giubbotti antiproiettili. Che troia. Aspetta, aspetta. No. Devo stare attenti al runner che ci vede. Sarebbe sempre meglio prendere prima il runner, però... Ma no! Ma perché questa barbonata? Sa che siamo stati troppo d'azzardo. Un po' più piano dobbiamo andare, piano. Questo si può raccogliere, immagino. Adesso. Ok. Allora, piano piano, signori, piano piano. Ma si può raccogliere sto coso, no? Ah, ok. Sembrava... Aia. Un culo per me. Ah!
Complimenti per la non mira. Lo so, signori, lo stealth, okay. Ho detto, non è cosa per me. Non ce ne sono altri. Dio. Arfanculo. Ecco la banca. Perché hanno le corazze? Non sembrano soldati. Già. Non lo so. Allora, là dovevo prenderla un po' più con calma e ho detto magari quella si gira mentre... Perché siccome quando Ellie va ad attaccare qualche nemico ci mette un po', ho detto magari nel mentre che si avvicina quello si gira. No, no. Cioè si è girato ma verso di noi. Guarda, mi faccio un medikit, almeno prendiamo lo straccetto. E come detto, non è stata un'azione proprio furtiva, evasiva da panico, dobbiamo dirla questa cosa. Che la sportiveggianza a volte... Allora, immagino, di solito quando ci sono queste cose gialle significa che si potrebbe approfittare, ma prima di tutto vediamo cosa troviamo, perché noi siamo venuti qua che dicevano che ci potevano essere delle risorse intriganti. Allora, attenzione, il Vault. Secondo me i tizi corazzati stavano rapinando la banca. Ma cavolo, è come in quel film. Quale? Quello con i rapinatori surfisti. Ah sì, bellissimo quello. Con Keanu Reeves. E 602306. Vabbè, me lo so segnato. Le scarica NKB, porta principale alle 010, le va sul retro, porta principale, porta sul retro, cavo, controllo sicurezza, vabbè, penso che questo sia il piano della rapina. Allora. Quello è l'ingresso, tele, scale. Allora, prima di andare ad aprire, controlliamo anche se c'è qualche cassetta di sicurezza. Aspetta. Aperta, cioè aperta o apribile. Ma credo di no. Vabbè, proviamo ad aprire la cassaforte. Si è impallata? Forza. Ah, ok, si era impallata. E allora 60. Poi abbiamo 23. E 06. Piano, piano, piano. Ok. Perfetto. Che poi i rapinatori erano praticamente arrivati qua, quindi a un soffio. No, forse erano entrati anche. Tanti bei soldini, ma ora come ora non ci fai niente. Dica, Grazie, caro. Beh, il pompazzo è onesto. Abbiamo fatto bene a venire qua allora, signori. Mo. Come detto, i soldi... Oddio, insomma. Una coltellata ai soldi giusto per vedere l'effetto. Vedete? Guarda. Aspetta. Quanti soldi. La sacca è piena. Ho sentito cavolo. Un... Nel vecchio mondo avremmo svoltato. Puh, saremmo ricche. Sì. E di parecchio. Però. Sic parvis magna. Allora, aspetta che c'è un altro foglietto che non avevo ancora visto. Fanculo, io qui nemmeno ci volevo venire. Quello stronzo di Neil mi ha incastrato. Diceva che la polizia era troppo presa a inseguire tutti quei malati.
Diceva che sarebbe stato un gioco da ragazzi e ovviamente sono arrivati quei bastardi infoiati e tutto è andato a puttane. Ho strappato via Kyle da morte certa e per rimorsi quasi ci lasciavo il braccio. Poi i miei uomini mi hanno chiuso qui dentro. Quando arriveranno gli sbirri trascinerò nella merda tutti i miei cari amici. Nessuno può tradirmi. Dirò ai giornali e alle TV che Kylie Peters, Leon Travis e Neil Grant sono dei codardi di merda. Inizio a sentirmi strano, sto sudando come un maiale, il braccio che hanno morso è tutto rosso e scuro, faccio fatica a concentrarmi. Merda, allora è così che funziona, mi sto trasformando in uno di loro? Fanculo, se devo morire morirò da uomo, cazzo. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio. E magari si sentivano dei geni. Si è sparato in testa, si vede il foro di uscita, che più che foro d'uscita è giustamente corpo un pazzo, non è che fa il forellino d'uscita minion. Va bene, comunque abbiamo recuperato un fucile che ci sarà sicuramente utile. Dopodiché non credo si possa fare dell'altro in questa banca. Vacca puttana, vacca puttana. Occhio! Aspetta che l'avevo schivata sta via della minotta. State zitta. Aspetta, è allertato? Cosa che è allertato? Allertato. Se ne va. No, non voglio usare il colpo del... Senti. Curi. Dina, dammi un crodina. Che becchi di... Grande Dina, grande finezza per Dina. Madonna, la sta a piantare. Dai Dina. Dai, è così. Aspettiamo Dina. Attiriamo il trigger. Occhio Dina, che questo da fare in fronte. Vai Dina. Niente, signori, ormai... Possiamo anche andare. Beh, che te vuoi sta qua? Cambia arma, va. Ma perché sono uscito troppo sportiveggiante dal cavò. Cioè, giustamente, te fai una rapina, che fa? Rimani? Cioè, uno esce, cerca di essere il più veloce possibile, ma... Non mi avevate detto che c'era la police. Senti, ma possiamo tipo uscire da qua in qualche modo o... Perché lì in realtà si potrebbe anche, mo non vorrei dire niente, ma... Si potrebbe anche azzardare un'uscita da qui, tu sei d'accordo? No, eh? E di conseguenza, da dove siamo entrati non si esce, perché ci eravamo buttati da... Ah no, si esce. Allora, abbiamo nettamente sprecato troppi colpi. Spenderesti tutti quei soldi? Non lo so. Ma che è la fattoria? Le fattorie esistono anche ora. Ok, tu cosa compreresti? Un villone nel dubbio. Vabbè, giusto. Non esageriamo. Ehi, è molto più fica della fattoria. La fattoria è più utile. Allora, per carità, la fattoria è giusta, però... Abbiamo trovato un fucile a pompa, quindi non mi lamento. Okay, allora, andiamo al tribunale. ULF, tribunale e poi anche dopo il tribunale, anzi quasi andrei dopo il tribunale e poi recuperiamo quello che dovevamo recuperare. Per quanto avevamo visto che c'era un negozio di music, se non erro, che potevamo esplorare, o meglio, no? Esplorare, non lo so. Sembrava si potesse esplorare questo qua, tutto sommato, perché c'era il ponticello che ci portava dall'altro lato. Guarda là i cervi. Ora non so se si può passare anche da qui, se si può risalire, yes, ma a questo punto, se tanto mi dà tanto... Scusa, il cavallo ho parcheggiato male. Proviamo a passare di qua e diamo comunque un'occhiata prima di tutto perché c'è roba da recuperare. Un altro giorno in paradiso. È proprio bello.
Aspetta. Lo facciamo anche noi? Vediamo. Ah no, il cavallo. Vabbè, giustamente. Shimmer, ti muovi troppo. Ma povero Shimmer, che deve fare? Allora, qua non riesco a dormire. Continuo a vedere Ia che mi ha trovato un altro campo. Ok. Se penso a Joel, se penso a lui, rivedo tutto. La pelle squarciata, la bocca attonita, le viscere esposte. Non voglio che lei mi ricordi così. Meglio morire da sola. Lei è morta da sola? C'era il suo dio con lei? C'era lui con te alla fine? C'era lui con Joel, sarebbe stato peggio? Ok, quello che ha cancellato. Più di quanto lo sia stato io con lui, oltre la fede nel dolore. Cerco la fede attraverso il dolore. E... giustamente Joel è stato per lei un padre. Adesso si sta... cioè è legata comunque a Dina, quindi inizia ad aver paura anche per lei, perché insomma, sia che possa succedere qualcosa a Dina che a lei. Negozio di dischi. C'eravamo stati anche... negozio di musica. Caspita, chissà come doveva essere ai tempi. È una figata. E così, signori, come... allora, i Pearl Jam ci sono, qui ci come sono detto. Alcuni dischi. Gli Sleek Habit. Sick Habit. Cambia poco. L'abbiamo ascoltato insieme giusto un centinaio di volte. Lo ascoltavo solo perché ti trovavo carina. Ah, bene. Buono a sapersi. E spero, non so se sia fornito, come detto, con i Creedence. Se non hai Creedence, insomma, è un negozio di poco conto. Insomma, è un po' di casino, ma ci serve. Come vogliamo i Creedence? Bob. Vado prima qua e poi dall'altro lato, ma... attenzione che forse... nuova, eh. Vedi, se non fossimo passati qua, ci saltavamo la strimpellata. Vado io? Siamo sicuri? Che cos'era? Niente. Beh, non era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Thank you.
is to say I'm odds and ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Va bene. Rimettiamoci in marcia. Sì. Beh, ragazzi, con questa bellissima ed emozionante cover di Take On Me, suonata da Ellie, io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Siamo andati abbastanza per le lunghe, quindi direi di fermarci qui per questo appuntamento. Anche questi momenti di riflessioni, di pausa, di distacco un pochino dal mondo che le circonda, e sono momenti, diciamo, di riflessione in cui anche i nostri personaggi esprimono, diciamo, le loro emozioni nei confronti delle persone che gli stanno intorno. Beh, bello bello anche queste piccole grandi chicche. Quindi, signori, io direi appunto di salutarci qui. Mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, mi raccomando, Instagram, Facebook, Twitch per le live. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.